Sweet. Io sono qui per convertirvi, ragazzi. Buonasera. Ciao, The Fenders. Vieni, Stecco. Ciao, Aristide. Noi siamo la Sweet Gang. Sweet Gang. Una gang dolce. Eccoci. Quindi non facciamo male a nessuno, ma cerchiamo solo di divertirci. A Sweet Gang. A sweet gag. No, ma pure risposte arrivano, mandami le poop. Va bene, allora chiamiamo subito Don Franco per sicurezza. Paolo, sono problemi? Buonasera. Aspetta, mi sente? Possible. Ciao Don Fra, come stai? Mi dica, tutto a posto, Paolo? Allora, sono qui davanti alla Wiso, stavo passeggiando un po' e... Senti, è venuto il momento, secondo me, di prendere un'iniziativa. E ti vorrei parlare però prima in privato, prima di dirlo alla gang, se ti va. C'è un piccolo problema. Jeremy mi sta venendo a prendere, sono nel bel mezzo del nulla, capito? Dove sei? Che ti venga a prendere io, se riesco. Aspetta, ti mando la posizione, d'accordo? Vai, arrivo, dai. Ciao. Ciao Paolo, capito? Ciao. No, ragazzi, non è barba scura, si chiama Embo su Twitch questo ragazzo, non è barba scura. Someone film that shit. Ops. Paolo. Oh, dimmi. Ascolta, stava arrivando Jeremy, guarda, appena arrivato, ce l'ho qua davanti. No. Ah, ho capito, va bene. E dove siete allora? But? Ci vediamo alla Wade. Va bene. Ciao. Sì, ciao Paolo Rivitless. Intanto vediamo se trovo qualcun altro. Ah, vediamo se c'è. No, perché si è spento il telefono? Cioè, ci sono i Totti anche. Bah, c'è nessuno. Signora, buonasera. Oh. C'è che uno. Sono arrivati, credo. No, non sono loro, non so chi siano, ma insomma, mi sembravano folli. Chi erano quelli? Sembravano della suite, scusa. Avevano tutte le caratteristiche.
Proviamo a fare così. Uè ragazzi, qualcuno in città? Cazzo, sembra tutto vuoto. Grazie a Mashux95. Sì, sì, sto radunando gli altri. Cazzo è? Willa! Hello! Ciao Olivia, tesoro, amore, come stai? Bene, dove sei? Sono davanti alla Weasel, sto aspettando il Don e Jeremy. Devo parlargli. Ok, io so che Jeremy era in ospedale. Io adesso sono un attimo dalla polizia e poi arrivo lì, va bene? Oh, che hai fatto, amore mio? Cosa hai fatto? La... No, non solo accompagnato un'infermiera perché è stata investita. Ciao, aspetta, sul telefono. Ah, ok, ok, vabbè, allora ti aspettiamo, richiamami quando sei pronto, ok? Che ti devo parlare sì, di una arrivo. Cosa anche a te. Dai, va ciao. Bene, perfetto, ciao. A dopo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora? Ma dove cazzo si compra un telefono? Ma chi sei te, scusami? Che cazzo ne so, sono venuto qui per comprare un telefono, pensavo fosse il negozio delle... Oh, calmati zio, questa è un'agenzia giornalistica, cioè fanno stampano giornali, cazzo c'entra il telefono, scusa, e poi calmati te. Minchia, bro, sto solo cercando un telefono, pensavo fosse qui, ho visto no, non GPS un puntino qua, e tu non sai dove cazzo si compra un telefono? Sì, guarda, vieni, ti ci porto. Dai. E tu lavori qua, bro? Sì. E quanto ti pagano? Ah, ecco, ecco gli altri, aspetta, così te li presento. Ciao, ho trovato questo io, vuole trovare un telefono, ragazzi. Ciao Frenzy, ciao Don, comunque. Oi là, ciao. Bella Frenzy, bella. Senti, Frenzy, sì, sono... porti sto stronzo a prendere il telefono, per favore. Ma come stronzo? Però, ma che cazzo vuol dire? Identificati. Oggi lo si chiude il telefono. No, vabbè, ma il nostro saluto, oggi. Noi siamo tutti amico amici. Usi? Tranquillo, bro, Paolo. Tranquillo. Noi siamo tutti affezionati. Negli amico Usi. Sì. Ah, ok. Magari okay. Ce l'avessi amico Uzi. Qualcuno collegato? Amico Uzi. Va bene, andiamo a fare. Oh, Stelco! Oh. Sì, sì, siamo alla Weasel, vieni, ti aspettiamo. Ah, Dio buono, io ero con la macchina. Vai, vai, senti sicuro, vai, ti aspetto. Tu che sei? Sicuro. Ma grazie, oggi. Che Uzi, oggi. Uzi. Uzi. Uzi, un nome potente, il nome di un'arma. Amico Uzi lui è. Ma è come Roide? Lei è come Roide? No, io sto cercando un cazzo di telefono, perché mi state puntando? Andiamo, ma è Uzi, no, qua, no, era per chiedere, giusto? Tranquillo, tranquillo. Oggi. Oh. Oggi. Signor, oh, guarda che c'è, c'è il gatto. Original. Ciao gatto. C'è Uzi qua. Hai visto il nuovo compagno, Uzi. Che è sto tossico? Uzi. Oh, come stai? Oh, ti sei dato del tossico, Poverino. Chi è? Chi è sto? Oh, oh. Questo si chiama Uzi. Oh, oh, no, no, calmati, calmati, gatto, calmati, dai. Questo non è il tossico, cazzo. Oh, non mi fa... Oh, ma perché mi dovete far sempre nervosi? Poi sapete che mi vi artic. No! Mi l'altro. Attenzione! No! Chi è? Oh, è no, no, no! È Stecco! Stecco! Ciao, Stecco! Questo che cazzo è? È Stecco, lui si chiama Uzi. Ciao. Uzi, lui è Uzi. Oggi, oggi. Ma... Ah, Original Giacomo. Original raga, Giacomo. Tra tutti. Oh, no! Perché lui è un ferro? No! Io dissocio, dissocio. Mi dissocio dal ferro. Paolo, Paolo, ma si fa caccia? No, aspetta, 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 zitto, zitto. Ce la, vede, ce la fate a darmi 6.000 tra tutte? No, ce la faccio. Mi manca per la macchina. Stecco, sei sempre uno scroccone, Stecco. No, raga, mi manca. Io c'ho cito, io c'ho cito. Per favore. Vabbè, ora vediamo. Intanto vi do $30. Vi devo parlare di una cosa. C'è le catene al collo, c'è un soldo, dimmi. Fra, sono false. Tu che numero sei? Stecco, quanto mi dai il tuo numero delle scarpe? 265. Boh, devi parlare di una. Che cazzo c'ha la Fiati? Scusa. Oh, quindi dove cazzo lo compro sto telefono? Ma che ci faccio con 30 allora, euro? Vieni, vieni, ti faccio vedere, vieni qua. Allora, a principio. Paolo, ho fatto un casino ieri. Dimmi. Quando mi ha rapinato il catanese. Mi ha tolto tipo $8,000. Ma Jeremy! Per quello che non c'hai soldi. Ma il tuo numero? Ce l'ho già subito. Sono tanti in questo economia. A posto, bella bro, grazie mille. Ciao, 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 Giacomo, ciao, ciao Uzi. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo. Allora, Paolo. Allora, vi devo parlare di una cosa, ragazzi, è importante, sì, sì. E dialoghiamo. Stai facendo squillo. Venite, venite non qua. Non ho più nemmeno il coltello. Sì, sì, è arrivato, arrivato. Vieni. Tutto bene. Come stai? Tutto bene. Oh. Chi sta cominciando a controllare?
annullato. Allora, ragazzi, grande, grande. Puoi vedere la tua forza, la testata diva. C'è qualcun altro della Sweet Gang connesso in radio? Se si rispondete, che bisogna fare una roba, ragazzi. Ci sono io, arrivo. Ah, c'è Olivia, va bene, dai, ti aspettiamo. Olivia, cara, amore, tesoro, cucciolina, ti aspettiamo qui davanti a... love. Ti aspettiamo davanti alla Weasel, dai. Ma scusa, ma la Miffia mi stava tradendo con un tipo tanto da sposarlo. Scusate, ragazzi, a proposito. Più che altro, io mi chiedevo una cosa: non eri tu che volevi mettertelo, fartelo mettere nel culo da Nuno? Vabbè, ma io sai, cioè, per divertimento ve lo fa mettere nel culo. Vabbè, ma quello non è tradimento, ragazzi. Ma come? Un cazzo del culo. Ma passa tempo. Ma non passa è la tempo. Cosa. Che cazzo è? Hai un lei al lavoro. Chi arriva? Sì. Oh, che succede? Lavora nel speciale. Nuno? Cavolo, si guadagna bene. Possible. Fazzi qualcosa. No, 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 rispondere, possible. Ma come dite voi in America, no? Nuno? Non ci sono arrivati? Non rispondo. Devi arcaico. Lì arcaico nel modo arcaico qua, che è difficile, ragazzi, bisogna trovare. Ma scusate, Demetrio si è tornato in città, sto chiamando, l'ho chiamato anch'io, ma mica comunque penso di Demetrio. Demetrio, Demetrio, vieni alla Wizard. Ah, c'è, c'è, allora. Ma apri il telefono e guarda la macchina. No! Ah, scusa. Coglione! No! Calmi, calmi. No! Bimbi, calmi, calmi. Calmi. Guerra con calma, Paolo. Oh, scusa, Jeremy. Calmi, calmi. Mi hai fatto vedere il cadere. Chi è quello? Chi è quello lì? Non facciamo partire la... Buonasera. C'è. C'è. Avanzano. Ciao ragazze. Ciao Olivia. Ciao Olivia. Avanzano. Come state, ragazzi? Bene, bene. Oh, ma basta chiedere i soldi. Nana. Ciao Nana, come stai? Per favore. Cosa succede? No. Niente, tutto bene. Ti pulisco la tavola. Buonasera. $1000. Olivia, scusa. Soprattutto. Ti vedo un po' bloccato. Olivia. Amore, io ho detto scarpine, ti piacciono queste? Sì, sì, perché si vedono i piedini. Vieni un attimo, ti devo parlare di una cosa. Senti, ma mi ha detto Don Franco che ti stai per sposare, ma cos'è sta storia? Non mi ha capito. Questa Crossbits. Non ci sposiamo? No, no, noi e te. Te ti sposi con un altro tipo proprio. Devo sposare con un altro? Così mi ha detto Don Franco, quindi è uno sniccione magari, ha detto una alzata, uno scammer. Io non mi devo sposare con nessun altro. Ah, ok, allora a posto, Olivia, scusa. Non ho capito. No, c'è qualcuno che mi sta corteggiando, ma io non ho capito. Vabbè, niente. Ma tanto non sono un gomorroide, non andrò a fare quelle gag cringe tipo "Oh, ma che cazzo fai, la mia figlia?" Cioè, quindi tranquilla, per me ti possono corteggiare tranquilli. Quindi ok. Tanto però hai camicetta strappata. Sì, sì, ora me la vado a cambiare, c'è stata una festa, è stata una colluttazione. Comunque tanto la mi devo cambiare. Anzi, mi hai fatto venire in mente una cosa, aspetta. Ragazzi, Dai che vi devo parlare, su, dov'è Don? È andato a parlare, a fare una confessione. Ora personale. Io comunque ci vado a parlare con Don, perché a me che lui vada a raccontare queste cose non mi piace. Va bene, aspettalo, tanto arriva, vedrai. Chi è questo? No, l'avvocato? Chi è? Nino, Nuno. Ma lui deve dire in giro queste cose che non sono vere. Nino, Nuno. Chi gliel'ha detto a lui, scusami. Io più, boh, non lo so, io più che altro ho paura, sai, che questo tizio qui che ti corteggia è un gomorroide, quindi sai, magari mi fa un rapimento, queste stronzate vita gomorroide. E probabilmente sono tutti gomorroidi quelli che mi parlano, non so, perché io, cioè, qui io vedo solo gomorroidi in giro a parte noi. Madonna, che trash, va bene. Si chiama Connie Fox, ragazzi, la ragazza su Twitch. Insomma, mi hanno tipo, cioè, uno era il magico che mi corteggiava. Il magico. Sì, mi ha mandato anche il numero, cioè mi ha mandato anche un messaggio molto brutto, se vuoi vedere. Che cosa ti ha scritto? Aspetta. Magico tutto perché pistacchia bollente. Minchia, che cringe. Abbastanza cringe. Poi, vabbè, anche gli altri suoi amici. Che cazzo stanno facendolo? E poi non mi ricordo più che mi chiedeva. Anzi, quello del locale, secondo me, è un po'. Quello del locale accanto al garage. Porca puttana. Vabbè, non ti preoccupare, dai, rilassati, vedi, fai come ti pare, insomma, non ti fare problemi, però. Sappi che da me non avere problemi, tanto il mio cuore appartiene a te.
Io sono innamorato solo di te. Io se vado a giro con altri è solo perché ho bisogno di favori e mi faccio boh, va bene, va bene, tanto finché rubi soldi a Comorroidi noi siamo contenti, quindi poi mi offrono cibo e io, scusami, lo accetto. Minchia, ragazzi, mi devo fare. Niente, però questa battuta era un po' oltre. Comunque, va bene. Allora, quando arrivo, vado a chiamare Don Franco, così vi faccio quel discorso. Vi devo spiegare una cosa. Aspetta un attimo. Oh, oh. Sì, 98 la frequenza della radio. Ah no, allora è sempre quello che è un. Ma quello è Demetrios. Demetrios! Demetrios! Demetrios è tornato, ragazzi. Poi ti volevo chiedere una cosa. Demetrios is back. Tempo alle stars. Prego, ti allontani. No, ma lei è la mia moglie, cioè la mia compagna, Demetrios. Sì, ma io sono il tuo braccio destro. Vai, ragione, questo sì, però. Ma poi hai cambiato look, stai bene così con i pantaloni di pelle. Ma sì, Demetrios, sono un cowboy metropolitano. Ho capito. Demetrios, Jojo reference? Sembra no, un po', è vero, sembra una fossa alla Jojo questo. Sì, questo. Comunque gli scammonis volevano farmi, ma alla fine i poteri forti hanno vinto. Va bene. Allora, ragazzi, io vi devo parlare di una cosa molto importante. Mi aspettate un attimo davanti alla Wiso, che così vi dico una roba e così poi vediamo cosa fare. Vi prego, è importante. Dai, arrivo subito, vado a chiamare anche gli altri. Wait, Don. Il dolore è palliativo. Non è giusto. Come no? Don, quando hai finito di confessare ti aspettiamo davanti alla Wiso. No, sto esorcizzando, secondo Paolo. Ok, nessun problema. Non credo che funzioni. Mi ha fatto solo incazzare. Zitto. Ma non sono davanti. Dove cazzo sono? Ok. Poi là. Ti devo dire una cosa veloce, vieni in acceso. Dimmi. Paolo. Paolo. Aspetta, dimmi. Aspetta, Paolo, dimmi. Quella tipa che sta là in fondo, l'hai vista? Non sì. Olivia. Sì. Mi hanno detto Uccellinis, cioè Jeremis. Sì. Sì. Che è una spia dei poteri artis. Aia. Stiamo attenti, siamo ci attenti. Vogliono scammare. Va bene, non ti preoccupare, staremo a te. Lo sapevo già comunque, tranquillo. Paolo? Dimmi. Magari ci può anche essere anche tu utile. Di qui. Oh, ciao ragazzi, spia, ciao Totti, come state? Non ci vediamo da quando ci hanno pignorato di me, messi in altra città. Ai, va, vedrete loro che... Non lasciati con noi di pesci al culo. No, ma vedrete che vi Paolo, farete. Tu mi sembra ricco in te... ricco imprenditore con queste belle Air Max Jordan. Ti piacciono, eh? Con 17 bianche. Stili, tanta di stili. Tu sembra di King Pinny. Piace pure del fazzoletto rosso come bandiera del Marocco qua su di tua tasca. Bene. Molto bene. Bene queste metafore, ragazzi. Complimenti, però. Molto bene così. Volevo parlarvi di una cosa molto importante, ragazzi. Sì, adesso. Mi fa molto gays. Cosa parli? Ragazzi. Guarda. È venuto il momento, vi devo rivelare una cosa. Ho deciso di fare il passo più lungo della gamba, forse, ma sono convinto che con il vostro aiuto riuscirò a farcela, quindi vi prego di ascoltarmi. Voglio dichiarare guerra ai Puma. Ci finalmente. I Pumaroidi. Chi sono i Pumas? Perdonatemi. Allora Demetrios, forse non lo sai, ma ieri siamo stati attaccati dai Puma. Gang, i Puma? È una gang? Ma chi sono? Martigiani? No, sono proprio dei Puma, cioè degli animali, si trovano sui monti. Abbiamo deciso di prendere il porto d'armi tutti, di comprare delle armi e di andare a dare la caccia sui monti tutti insieme, vestiti militari. Non credo che va bene, tanto io odio gli animali. Bello, ma massare animali. Noi di Marocco tanto ti piace. Pende di muro, fali di tappeti, scarpe, giacche, tutto de quanti pure. Okay, guys. Ma poi l'interno ma aspetta, ma lui ce l'ha sul giacchetto. Ce l'ha sul giacchetto il Puma. Oh. Certo, faccia bene. Allora, ragazzi, vedi che c'è sta. È bravissima Francis. Sì, allora, mani nude, Demetrios. Ah, vedi chi c'è sta? Air Puma. Comunque, ragazzi, la prima idea è questa. Nana, lei è tutto a posto? Si sta. Allora, venite qua. Andremo dal Don intanto, così lo diciamo anche a lui. E poi ci organizziamo con la prima fase del piano. Se mi seguite, ce la faremo insieme. Meglio che sono. Meglio distanziarci un attimo. Don! Hai snicciato, Paolo? Hai snicciato? Che ho snicciato? Ah, sì, lei è una merda, Don. Comunque ne parliamo scammone. Dopo. Scammone. Aspetta un attimo, Don. Salute. No, ha detto altre cose. Abbiamo mangiato pesante stasera. Un pochino. Salute. Chiedete scusa. Grazie.
Paolo, ma è andato a dire alla tua fidanzata che ti ho detto io che doveva sposarsi un altro? Io che cazzo ne so di sta cosa, scusa. Va bene, ne parliamo. Donne. No. Lui mi ha detto che tu ti vuoi far ingruppare da un altro. Mi viene da sboccare, sì, per piacere. Donne, per favore. Mi ha detto che tu ti fai ingruppare. No, allora, questa è un'altra cosa. Io mi farei ingruppare, ma solo se tu hai voglia di essere presente. Quindi ti va di masturbarti mentre mi faccio ingruppare? Da chi? Da Puma? Molto interessante, posso fare un risvolto da Nuno, da Nuno. Penso che lo farebbe volentieri. Nuno, poi te lo presentiamo, Nuno. Però non è il momento adesso di parlare di ingroppate. Ragazzi, ascoltatemi un attimo. Va bene. Io direi, ora che siamo in cerco, facciamo un rosario. No, donna, aspetta, no, aspetta, poi lo facciamo, donna. Basta farsi le seghe su Padre Pio. Allora, ecco. No, Padre Pio non si tocca, capito? Donne, abbiamo deciso di dichiarare guerra ai Puma. Andremo sui moti, vestiti militari, con le armi e uccideremo tutti i Puma che troviamo. Degli animali malvagi, malici. Allora dobbiamo andare a comprare prima i ferri e poi i vestiti. No, no, io direi prima i vestiti. Troviamoci tutti nel negozio dei vestiti più vicino e compriamo i vestiti militari. Sconfiggiamo la montagna. Allora, facciamo i Puma. Vabbè. Se Maometto non va da montagna, montagna arriva da Maometti. Esattamente. No. Sì, più o meno. Dobbiamo stare attenti alla montagna però, perché andiamo la... Qualche montagna potrebbe ucciderci prima del Puma. Ecco l'ambulanza, è arrivata. Per chi? Il mio ambulanza per me. Per Puma, per i Puma, perché andiamo. Loro hanno di paura. Comunque ragazzi, il negozio è vicino all'armeria. No, più vicino. Ah, quello vicino all'armeria, dov'è? Aspetta, un secondo, faccio vedere. C'è l'armeria. Vabbè, andiamo prima all'armeria, dai. Andiamo prima all'armeria, dai. Soldi. Portugal, amore, te vieni con me, cosa fai? Anzi, facciamo così, Don e Olivia, venite con me così ne parliamo, dai. Parliamo. Dimmi, Demetrius. Fuori Violent Chats per il mio ritorno. Guarda, c'è già stata, comunque dai, è dopo. Di chi è questa? Prendiamo questa, va. Dicevamo, Don, tu hai fatto un gran casino. Ma io non ho fatto un cazzo, io non ho detto niente, ho detto. Io ho proprio sentito testuali parole dalla bocca di Paolo. De, mi voglio far groppà. Da, e poi con la sua lingua caica, mi voglio far groppà da Nuno. Eventualmente ingroppo io. So bisex, de. Allora, non è proprio così, donne. Vabbè, a parte che questo accento arcaico è tremendo. E farebbe accapponare la pelle a chiunque. Comunque. No, per dire. Aspetta un attimo di curvina. Ma poi ho anche sentito che è Paolo che ha detto: sì, la mia via non doveva. De. La mia via non mi doveva tradire con un altro e sposarsi con lui. De. Ha detto. Ma questo perché me l'avevi detto te che si stava sposando con un altro? Ma eh? Quando? Me l'hai detto te? L'hai detto te? No, no, io non ho mai detto nulla, capito? Vabbè, io mi ricordo nitidamente. Oddio, come un roide! C'è sicuramente un misunderstanding. Sicuramente. Olivia, se mi dici che mi ami ancora, che vuoi passare la vita a casa. Paolo, io sono innamorata di te. Io. Ok. Voglio sposare te. Però. Se tu vuoi andare anche con altri uomini. Sì, ma solo in tua presenza. Ma solo in tua presenza, del nostro amore. Ma solo in tua presenza, solo se porti i grilletti, ci mancherebbe altro. Io non. Non lo farei mai senza la tua presenza, ci mancherebbe. Io ho bisogno. Senti Paolo, per me tu puoi fare quello che vuoi, basta che io lo venga a sapere, cioè che tu me lo dica. No, ma Swing! Aspetta, faccio che. Con sincerità, avere degli incontri extraconiugali, però io li devo sapere. Vabbè, nel caso facciamo una cosa a tre, via, dai. Matrimonio domani? Vabbè, dai, non ci pensiamo ora, Olivia, ne parleremo quando succederà, perché non è mia facile fare frissome, cioè qui si fa presto di frissome, poi però bisogna vedere. Andiamo, dai. Ti preoccupa, comunque io amo solo te, non ti preoccupa. Frissome, sei in inglese, sa saper di frissome, scusa. Scusa, no, avevo capito un'altra cosa. Ah. Però c'è Jeremy al porto d'armi, eh? Ah, allora poi. Quindi è lui che può prendere ferri per. Puoi uscire un attimo fuori con me? No, sì, addio, cosa vuole? Ora Demetrius, cazzo. Calla. Dimmi, Demetrius. Devo parlare un attimo con la tua consorte. È di cosa, Demetrius? Oggi avete tutti i giacche strappate. No, a me piace vestirmi così alla Baudelaire. Venga. Ma cosa le devi chiedere, Demetrius? Dimmi.
Eccola, è lei che ha cercato di ucciderti. Ma scusa, cosa? Ma cos'è sta storia? Hai cercato di uccidermi? Chi è questo tizio dietro? Questo è uno dei Totti, questo è Francis, il nostro medico. Ah no, non è, aspetta, uno dei Totti. Chi è questo? Ah, questo è cosa? È l'uno. È quello che mi deve ingroppare, Ori. No, no, ah, è Nuno? Nuno, Nuno, Nuno con la O. Nuno, 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 sì, sì, sì. Scusa. Sorry. Comunque, perché hai cercato di uccidermi, Olivia? Cos'è questo colpo di scena? Questo twist? Io che ho cercato di uccidere nessuno. Boh, vabbè, capiamo. Ma io non capisco perché in questa Switch Gang tutti cercano di farmi passare per una snitch. Non è capisco, strano. Io non ho cercato di forse, farmi... Forse l'accento, non lo so. O forse sui fantasmini. Perché ti sei messa fantasmini, tra l'altro? Non ho capito. Fantasmini? O vedi sciapiedi bianchi? Fantasmini? Perché ho fantasmini? Io non ho messo i fantasmini. I sciapiedi bianchi, de! Addio. Ho i fantasmini? Vabbè, comunque non importa. Andiamo dentro, dai, pigliare queste pistole. Francis, oh, nel caso le pigli te, le pistole per noi, anche se non ci sa il porto d'aria. Vabbè. Del concessionario. Che dove sono andati tutti? Jeremy, io l'ho scassato di cazzotti, però questo qui poi ha tirato fuori il ferro e mi ha sparato in faccia. Esatto. Jeremy, molto male. Ci hanno rapito tutti, ci hanno sparato a tutti in faccia. Però io vabbè, me li hanno rapito 8.000. Li ricordo tutti. Vi siete fatti scammare, insomma. E allora ci dobbiamo vendicare. Francis! In questa città rosicano un po' troppo, Paolo. Per i miei gusti. Paolo. Niente, Francis non risponde. Dimmi. Guarda come Paolo. Hai visto la mia installazione? Mi dica, Paolo. Cosa stai bella, bella. Perché tu ti sei bevuto prima, il cervello? Prima di tutto io non sono Demetrios, per lei sono il Principes. Dai, cazzo. Un po' di melodia, signore Principes. Noi non ci siamo ancora presentati. Lei è un bel uomo. Cosa stai dicendo? Chi è questo burattinaio? No, questo è Questo è nulla. Basta, mi sento sotto accusa, me ne vado. Ma dai, no, sta tranquillo, Demetrio. Ma non ti preoccupare, non volevo uccidere qualcuno. Ma che cos'è tutto questo? Salve, ma basta, non si deve uccidere nessuno. Sono contro la violenza. Francis. Io, scusa, lei è dell'armeria, lei. Francis. Ah, scusa, dimmi. Ma nel caso le puoi pigliare a te le armi? Perché non ce l'ho al porto d'aria. Certo, sì, sì, te la prendo io. Ah, ok, vai. Perché bisogna andare a caccia di fumo. Ti do vaini? No, ti do vaini? Di quanto costa? Allora, Olivia, la 9 mm 8.000, poi ce n'è una che costa quanto? Di meno. 8.000. Te li do, aspetta. Devo comprare i coltelli, signori, scusate. 215 numero di scarpe. Aspetta, devo andare a ritirare. Non si fa così, ragazzi. È ripreso. Non si fa così il bonifico. Ok, brutto. Devi andare sponzi. Sull'app Dio della banca. Dio ha creato i Puma. Dai, vieni qua, per fare il bonifico. Ma l'uomo ucciderà i Puma. Aspetta, però. Ti devi segnare sia il tuo che il suo, te li devi ricordare a memoria, tipo. Ok. Perché poi 2, 1, 5. Ah, ma dobbiamo dare i soldi a Francis. Ma secondo voi si può fare questa cosa? 2, 1, 5? Certo. Regole cittadine. Okay. Certo che si può fare. Scusate, ma tutto bene. Un uomo non può acquistare 15 armi? Lo saprei. Però dobbiamo metterci d'accordo un attimo. Io ho un po' di armi che posso comprare. Paolo, la signora Olivia è una battuta, non è una snitch. Vabbè. Digli che io non volevo uccidere nessuno. Ma qual è il mio conto bancario? Non so mia dove si vede il mio conto bancario. Il tuo conto bancario lo vedi premendo F Formula 5, Formula 5 gestione banca. Palle. Se vuoi posso fartelo io. Sì, impossibile. Porca. Qual è il tuo conto? Come si chiama il tuo conto, Jeremy? Numero del tuo conto. Quello lungo? Sì. 255-6339. Allora aspetta perché mi devo memorizzare. Madonna, che okay, chi è questo ragazzo? Intanto io te lo faccio. Ascolta, ma come si fa? Da quanto te lo faccio? Quanto costa 8.000, un'arma? 8.000. Okay, ascolta, okay. Matteo, devo comprare tre fucili, anzi due. Magari ne avessi da venderti. Ah, non puoi venderli, come mai? No, abbiamo soltanto pistole. Allora le pistole. Voglio comprare tre pistole e tre pacchi di munizioni. Va bene, vieni con mamma. Andiamo. No, preparate i soldi. Dimmi.
Mi devi spiegare come si fa perché non ci sto per il cazzo. Ma non lo so neanche io sinceramente se tutto sticco è lui il maestro dei bonifici. Ah, ho capito. Master of Bonificos. Allora, te lo sto per fare. 8000 mi hai detto, Francis? Sì, 8000. Fai 7000, va bene. No, te lo fai. Io ho fatto qualcosa show. Ma io te l'ho mandato 8000 però, Ciccio. Ah, sì, esatto, va bene. Vai a scammare. Vieni, come ti faccio, spiego, vieni. Me lo ridici, Francis, il nome lungo, il numero lungo. Sì, aspetta, 255-6339. Intanto vado a prenderle. Il mio, eh? Francis, ti posso fare un attimo un deposito così mi compri l'arma? Va bene. Jeremy, Francis, te l'ho mandati, Ho visto. 255-6339. Intanto vado a prenderle. Aspetta, Jeremy. Che palle. Dimmi il tuo numero di cui... Munizioni ce n'ho a bestia, tra l'altro. Quindi non è un problema. Sì, ma vabbè. Ne vuoi qualcuna? Sì, se si può. Stecos. Dimmi. Come faccio a vedere dalla banca i miei risparmi? Ok, vieni. Spostati. Vieni con me. Ragazzino. Allora, sì, ma... Olivia. Intelligente di cazzo. Dimmi. Vabbè. E... Vabbè, no, niente, dai. Ma il signor principe qua è un po' scontroso. Senti, vedi metro se non mi piace. Lo so, però fa parte della... L'allestimento storico. Lo so, ma è troppo Swing. Pericoloso. Lui rischia di mettere in crisi anche altre persone se dice menzogne così. No, non ti preoccupare, guarda. Puoi stare tranquillo. Ma gli darò solo un'altra possibilità, Demetrius. Ma scusami. Scusa. Mi ha fatto cadere gli occhiali. Scusa, muscolo sbagliato un attimo. Cazzo tocchi, signor Lela? No, ma è la mia moglie, lascia stare. Il compagno. Allora fanculo, vabbè, benissimo. Vabbè, sposiamoci così non abbiamo più problemi di niente. Oh! Oh, ma cosa fate? Mia moglie, tranquilli. No, ma non è mia moglie, ma è partito un muscolo sbagliato mentre aggiungeva il telefono. Ma che cazzo fai? Ma lui mi ha tirato un pugno adesso. Ma che cazzo? Calmi, ragazzi, calmi. Calmi. Che non ho fatto apposta. Calmi. Va bene. State calmi. Non è successo niente? No, non è successo niente. Poi con quel Pinocchietto, vedrai, già si sono accaniti abbastanza su di lui. Madonna, che culo. Vabbè, lasciamo perdere. Demetrius. Mi dicas. Ce l'hai l'arma, ce l'hai il ferro. Don Franco, hai preso le pistole? Ecco. Paolo, ho preso una sola. Uno, non ho abbastanza soldi. Due, sarebbero a mio nome, quindi sarebbe un bel casino. Beh. Rimanere... Essendo legata alla Waze... Tanto le prende Francis, comunque, tanto. Prende Francis, che tanto è medico. È medico. Paolo, salta, fai un salto, perché sei tutto rigido. No, bravo. Eri tutto rigido. Demetrios. Senti, Olivia, in questo... Diciamo, in questi momenti morti, no? Dato che stanno prendendo le armi. Cosa dici? Si va a trombà? Che balla. Sì, mi sa che non ha voglia. No, infatti non insisto. No. Sta andando. Ascolta, Paolo. Ma vi servono soldi, ragazzi? No, sì, ce l'abbiamo. Io ce l'ho. No, a me servono. Vabbè, te è ovvio. Per favore. Sdermetio. Che c'è? Dimmi, mi hai detto che mi dovevi parlare, scusa. No, scusa. No, sto morendo, cazzo. Paolo, mi hai chiesto qualcosa? No, niente. Ero un attimo sovrapensiero. Non ti preoccupare. Sto morendo comunque. No, hai bisogno di cibo? No, di cure. Dove stai cibo. Morendo? Sì, io voglio di cibo, vorrei. Hai bisogno di coccole? No, magari un mugolone, però non è adesso il momento. Allora aspetta, chiamo qualcuno. Però se ti avanza quel cibo. Bravo. Ma prenditi una caccavella. Oh.
dimensioni hai preso? Dimmi il tuo 2, 6, perché sto correndo all'infinito? Si è bloccato sulla corsetta così. Direi di andarci a cambiare vista. Grazie. Sì. Vediamo. Ma sì, quanti soldi ti devo dare ancora? Quanto mi hai dati? No ragazzi, ma non montatela adesso la pistola, montatela in cima al greppo. Ma cosa cambia? Cosa cambia? Vabbè, te c'è il porto d'albi. Sì. Paolo, lei c'è il numero di scarpe? 270. Ma sono 5 munizioni, scusi? Sì. Ma sono 5 pacchi di munizioni, eh. Ah, perfetto. Paolo, il suo numero di scarpe? 270. È un piede lungo. No, ma c'è qualcuno che non ha pagato qua, però. Perché? Vabbè, aspetta. No, dovrebbero... Se avete 270. Io non ho pagato. No, no, per te non l'ho presa, Olivia. Vieni qua, Paolo, okay. Mancano le munizioni. No, ce l'ho quelle, non ti preoccupare. Ah, grazie. Vabbè, tranquillo. E tu invece, Gatto Rosa? 239. Ragazzi, ok, a chi manca? No, niente, bisogna... Aspetta. No, io non prendo. Sweet Gag al completo, recuperare macchine dopo che vi hanno passato le pistole, che si va sui monti, ci va il greppo. Ho incontrato dei calabresi non molto amichevoli. Io direi di scappare allora, di solito va a finire male. Ma però c'è 40.000 nel conto bank, ragazzi. Ma perché mi sei bloccato sulla corsa, ragazzi? Al negozio... Qualcuno sa perché sto correndo fisso. Prova a saltare o a premere il muscolo, a usare il muscolo maiusc. I ginocchi a te. Ok, ce l'ho fatta. Ragazzi, però prima, allora mangiate, bevete. No, prima mangiamo, beviamo tutti per sicurezza. E poi, boh... Andiamo. Negozio di vestiti. No, prima andiamo a mangiare, ragazzi. Meglio, Olivia. Andiamo a mangiare. Sì, parliamo. Posso salire? Venga. Sì, devo mangiare. Andiamo al burger shop. Non so dov'è. Boh. Aspetta. Andiamo al burger shop. Sentite? Al burger ti sentiamo Demetrio. Sì. Andiamo al burger, ragazzi. Shot a mangiare, dimmi. La vedete quella jeep nera? Mi ha appena minacciato di morte. No, andiamo via. Ma me lo metti sulla mappa? Ora che abbiamo i ferri, Dio, questa radio. Sì, non è proprio il caso. Sì, abbiamo i ferri. Sì. Ragazzi, un consiglio, se non avete il porto d'armi, non montate le pistole prima di arrivare sui monti, per favore. L'ho già montata. Ecco, allora smontala. Modo che qui c'è casino. Basta fare putti putti con la radio. Sì, esatto. Oh. Dica. No, noi non ci siamo scontrati, Paolo. Ah, va bene anche qui però. Ah, qua i vestiti stanno. No, non ha capito. Demetrios, i vestiti dopo. Ma che cazzo. Ok. Andiamo a mangiare prima e poi. Cioè io mi devo curare e mangiare. Poi andiamo tutti a prendere i vestiti, dai. Esatto. Ok, se esatto. Non ti arrabbiare però. No, non sono arrabbiato, dei mezzi, ci mancherebbe. Vieni, dai, con me, vai. Troviamo il burger shot. Va bene, scappiamo subito perché c'è la pulla dei dintorni. Dai, burger shot, dai. Burger shot. Mettetemelo sulla mappa, Demetrios, me lo prometti. Eccolo, è lui lo scammone. Lascia stare. Vai, seguiamolo. No, ragazzi, sennò si perde troppo tempo sta stronzata. Sì, ma... Ti ha appena tirato un nemico molto potente. Immaginavo, però era il momento. Perché non hai tutti i contatti che avevi prima in città, Demetrios. Ma gli amici si creano. Ma me lo mettete sulla mappa, sennò non so dove andare. Ma il burger shot, sì, è un po' più avanti qui all'angolo. Ok. No, giri. Te l'ho messo. Per il parco, tagli per il parco. Ma che fa lo scunnizzo? Scunnizzo, vidi Perez. Minchia. Ma stasera siamo un po' con lo stomaco pesante. Sì. Insomma, hai risolto, Paolo, con Olivia?
Beh, sì, sembrerebbe di sì. Demetrio sono nutre ancora dei sospetti, però dai, mandiamo avanti il nostro rapporto e poi vediamo. Come, la donna nutre dei sospetti? No, 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 Demetrio. Tu, te, Demetrios ho detto, non la Demetrios, donna. Demetrios, sei no, un po' geloso però, eh. No, è che non mi piacciono orecchie da gatto, le trovo un po' cringe. Vabbè, quello ci sta, ci sta. Se le deve cambiare, se vuole far parte della Gaps. Vabbè, poi glielo dirò, comunque. Però non possiamo imporci, cioè non possiamo fare i sessisti così, capito, patriarcato. No, no, io sono Mincers. Cos'hai fatto? Addosso quella. Boh, cioè, prossima volta guido io perché le tue lenti fanno un po' cagare. Oh, ma che fa lo scunnizzo? Basta, mi ha rotto il cazzo. No, calmati, Demetrio, no. No. Che cazzo è sta dicendo? Che... lo scugnizzo. Scugnizzo? Scugnizzo, scendas. Ma vuole fare a pugni? Dobbiamo parlare io e lei, venga con me. Demetrios, non fare i casi. Aspetta, guarda, senti cosa dice. Sei tranquillos. Scugnizzo, guardi, lei diciamo che è una nuova Levas e intanto si sta dimostrando inopportuno, inadeguatos. Cos'è successo? E indifferentes. Cos'è successo? Si è schiantato volontariamente solo per darci fastidio. Lei è uno scammones? Risponda sis o nos. Ma così. Sì, dicas. Sono pronto a fare quello che vuoi. Però io sono attivos. Sì, sì, perfetto. Vada e si inginocchi. No, io ora vado via da questa cosa. Stecco, scusa, ma te guardi? Non ho capito. Sì, mi garba, se puoi andare. Ok, vado, ciao. Grazie. E sniff. Vabbè. Paolo, ma quel panino proprio, fino in gola. Sì, sì. No, perché ho visto una cosa che mi ha ispirato, capito? Ah, sempre Nuno là, Nino. Grazie a Vate e Abu per l'abbonamento. Ti ispira, ragazzo. È un uomo su cui puntare, comunque. No. Ho capito. Francis... dove va? Ma dov'è Francis? Va a pisciare nella friggitrice, ha detto. Ah, guarda. Eccoci qua, siamo noi, la banda. Dateci tutto quello che avete. 100 euro per quello che stavo. C'è nessuno, eccola la snitch. No, non è snitch. Mi vedo sparire. Ma lei è brava, non è snitch. È più snitch Nuno. Ragazzi, lo so, però mi fa ridere che lei se la prende. Lei non ha capito che io sono un po' pazzo? Ragazzi, dica. Allora, appena avete finito di mangiare, io devo fare una scappata all'ospedale per farmi curare che sto morendo, sto svenendo dalla stanchezza. D'accordo. E fatto ciò, ci dividiamo per tutti i negozi di vestiti della città, perché sennò non possiamo, li invadiamo e non possiamo, ci mettiamo 3 ore. E ci diamo appuntamento ai piedi del monte, ok? D'accordo. Ma prima che vai in ospedale posso dare un cazzottino? No, perché sennò mi ammazzi. Va bene. C'ho un piccolo problema però. Dimmi. Per arrivare là sopra vogliamo arrivarci a piedi. Sarebbe meglio avere delle moto da crossing. Sì, va, intanto andiamo a piedi del mondo, poi del monte, poi ci organizziamo anche perché bisogna andare a cercare. Bisogna andare. Secondo me propongo a piedi perché così si cerca i Puma, capito? I Puma, d'accordo. Sì, ci sta. Allora direi una cosa: io vado in quel negozio lì, poi ci vediamo. Ok, chi è che mi accompagna all'ospedale? Quel negozio lì. Vieni, dai, andiamo. Nuno, ma... avete capito, ragazzi? Andiamo all'ospedale. Andate all'ospedale? Prima ospedale, sì, poi curare. Ospedale, vestiti e poi monte, va bene? Dai, vestiti, oh ragazzi, vestitevi da caccia, da ragazzi. Da caccia. Vestitevi da? Da caccia, ragazzi, da caccia vi dovete vestire. Sì, non ti preoccupare. Vestitevi da... mantenete il vostro stile, ma vestitevi da caccia, ragazzi, capito? Ok. Sì. Dove cazzo... va all'ospedale, vieni. Andiamo, va. Sweet gang. Sweet? Dio, non si può accelerare dopo che... aspetta, me lo metti? Sì, ci penso io.
Sì, 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 ci penso io. Buono io setta. Vabbè. Occhio, dai, ti prego, sì. Vai tranquillo, Dio buono. Guarda là, Fast and Furious, Toretto. Sono caldo per i Puma. Anch'io, molto. Ma poi si mangiano o ci si fa solo delle vesti? Capiamo. Eccoci qua. Secondo me trovare una moto da cross sarebbe l'ideale già adesso, però. Sì. Questa di chi è? Aspetta, dopo ce l'ha, dove lo vedo ragione. È libera, eh? Sì, sì, dopo. Allora, tienila in caldo, vai che mi vado a far curare. Va bene. Salve, buon uomo, vestito bene. Signora Armani, come sta? Bene, più o meno. Ok. Fatto avere un cellulare conficcato nella mano, ma... quello succede spesso. Sì. Questi tempi. Dei medici là. Dove? Sono dei medici là. Scusi? Scusi? Mi scusi? Scusi, ho un problema all'Ulceros. Scavalchi pure, si può qua, facciamo tutti così. Ah sì? Mi scusi? Buonasera, mi scusi? Posso? Ragazzi, sì, non sì. Potete entrare qui dentro. Ah, scusi. Il prossimo scusate. Che entra prende il taser. Ok, dai, scusate. Ma hanno detto, scusi, ma detto Francis. Ho una ulcera infiammata. Colpa mia. Per ora io non la posso aiutare. Io no, io, vabbè. Io sono molto debole, c'è qualcuno che mi può curare, per favore. Molto molto debole. Paghiamo sempre le tasse. Due secondi, ragazzi. Ok, guys. Oh, okay. Susanna, non piangere per me. Venga qui, le dedico una canzone. Venga, venga, le dedico una canzone. Signore con l'auricolare, venga. Allora gliela canto qui nell'orecchio. Che ha sparato? Aspetti, venga qua. Oh! C'è qualcuno che mi può aiutare, sono veramente debole. Mi fa tutto male. Signore, aveva detto di aspettare. Posso andarmene o devo pagare qualcosa? Oh, ma che mi caga. Salve. Qualcuno mi può curare, sono molto debole. Siamo noi, malati. Allora, venite, venite qua, uno ne voglio, uno. Lui, allora. Io. Lei. No, no, lui. Ok, lei ha ferito, giusto? Sì, molto. Hola. Sì. Ok, mi segue, capì. Mi segue. Hola. Ma sei in servizio? No. Sei in servizio? Ora si fa bannare, Francis. Eccomi. Sai qua. Vi ricordo che le porte devono essere chiuse. Tutto a posto. Lei come si chiama, signor paramedico? Sicuramente non signor paramedico. Ma appunto, però la classifico con la sua, insomma. Poi va dire. Benissimo. Ma come si chiama? Posso sapere? Mi mette le mani sul corpo. Ah, Jeremy? Chi cazzo è Jeremy? Erebo. Ah, Erebo, scusi. Mi devo mettere qua. Salgala. Paolo, sì, sai dei sospetti sul medico? Quel muro lì. Sì. Sì, però se la mette proprio sopra cioè al centro del letto. Sono al centro del letto, infatti, sì. No, vado male. Bene. Due secondi. Sì. Non mi ricordo più il muscolo. Mi deve dare qualche secondo per vedere sì. Com'era. Sul problema. Tanto vedo bene la statua. Beh, scontro soffitto. L'ha fatto cagazzo questo. Bello comunque. Ma chi cazzo è cagazzo? Un famoso architetto. Un architetto molto famoso. Bello. Ok, non ho più le orecchie. Come non ho più le orecchie? Ok, mi hanno un po' rotto le orecchie con la radio. Scusa. Ok, legga la mia mente tra qualche secondo. Ok, ho questo potere? Non sapevo, grazie mille, dottore. Sì, i dottori okay. Hanno la potenza di far trasmettere le cose nelle loro menti ai pazienti. Lei è buddista? Non è comunque una cosa che le potrei dire. Ok, provi a cercare il punto che mi fa male toccandomi un attimo, perché così. Se mi può dire cosa ce la fai, è successo. Paolo? Allora, io praticamente mi sono molto indebolito
facendo jogging, e a un certo punto ferito, no, indebolito, va bene, sì, va sì, bene, ferito, sono ferito facendo jogging perché sono inciampato e mi sono scapicollato, diciamo. Ah, si è fatto, si è sbucciato. Sì, però provi un attimo, forse sul costato, non vorrei una costola rotta, provi a toccare un attimo. Vabbè, no, ma ah! Mi fa malissimo. Santo Dio, signore, ma ho capito. Riesce a camminare però, quindi non si è rotto nulla. Quindi vediamo se le tocco qui. Oh! Quello era il piede. Sì, sì, eh no, il piede allora mi fa male. Assolutamente. Mi dica che non ho bisogno dell'operazione, signor paramedico. No, però per, cioè, non c'è bisogno di operazione perché se riusciva a camminare senza problemi, operazione qua non ce n'è. Però le devo comunque togliere le scarpe e la giacca per metterle del gel. Slurp! Sì, faccio subito, dottore, un attimino. S-L-U-R-P. Ok, sì, la sto aiutando. Aspetti che non so come, devo un attimo capire. Formula 5. Sì, 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 la seguo sempre. Aspetti un attimo. Ah, oh, perfetto. Cosa? La Formula 5. Quella coi bambini, coi kart. Aspetti un attimo che... Aspetti che vedo un attimo di sgrodoli. Sì, ecco, sì. Infatti, sì, sì. Ecco qua. C'è un po' di gente. Sì, il cappellino agli occhi di se. Ecco. Mi ha detto di levarsi la giacca, no, il no, cioè. Ecco fatto. Capito? Se vuole togliere anche i pantaloni, cioè. Ma lei non ha capito, signore. Aspetti, aspetti, non ci sta capendo una sega. Vabbè, aspetti. Perché? Ecco qua. No! Signore, per favore. Come cazzo? Ma me l'ha detto lei, ho letto nella sua mente prima. Era... Sì. Quando si corica deve essere attaccato il muscolo. Com'è? Tra quando si corica, li ricordo. Scammati. Non ho capito un cazzo. Perché? Perché? Ma come, vabbè, mai questi gli orari? Per il cappello non ce n'era bisogno, cioè. Riesce, signore, vuole che glielo ricordo? Ecco. Oh, sei ricordato. Ecco qua, okay. Faccia pure quello che deve, dottore. Va bene, sì, sì, non si preoccupi. Ho tanta paura, dottore. Oh! Non si preoccupi. Oh! Sentite, ragazzi. Oh! Gary. Oh! Fare di cash up. Oh! Fare di cash up. Oh! 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 Mamma mia. Oh! Bene, sì, 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 sento che sta facendo effetto, dottore. Lei si sta talmente impegnando. Signora, se deve andare in bagno, cioè non c'è bisogno. No, 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 no. Cioè... Sta passami di coccole. No, scusi, mi sono ricordato una cosa di infanzia. Una cosa di infanzia. No, scusi, mi sono ricordato una cosa di infanzia. Ah, quindi lei si ricorda cose di infanzia, limita. Sì, sai perché? Perché il dolore mi ha fatto passare la vita davanti. 69. Devo rilasciare dei gas, dottore. Dopo, per favore. Ah, scusi, è mai troppo. Ah, va bene, quel gas ci sta comunque. Anche se non siamo comunque nel numero, adeguato lui, per farlo. Lui è il numero uno comunque. Grazie a tutto quello lì. Lei comunque è il miglior medico che però ho trovato dopo Francis, devo dire la verità. Chi è Francis? E lavora qui, è quello col cilindro. Ah. Io ero in ferie praticamente. Dopo... Ho avuto problemi. Ah sì? Dopo mi dà il suo numero, così... Sì. Se vuole poi andiamo a fare un giro, qualche drink, due salti in discoteca e poi glielo schiocco dentro. Io lo schiocco dentro al bicchiere, signore, per favore. La cannuccia si mette dentro al bicchiere. Mamma mia, sei bello, dottore. Mamma mia, quelle mani, quei guantini. Faccio l'esame prostatico. Sta ridendo, secondo me. Mi dissocio. Ok, le metto il gel anche qui. Vabbè, dottore, esame prostatico è una cosa normale. Grazie comunque. Sta facendo un trattamento completo, ti sembra di essere in Corea del Sud. Non so se mi ha capito. Dove vi trovate? Nel nord. All'ospedale. Allora vi raggiungo all'ospedale. Ragazzi, c'è il dottore che mi sta trattando un attimo perché ha scoperto che ho molti punti critici all'interno del mio corpo. Quindi ci vediamo fuori dall'ospedale e comunque poi sparpagliamoci per i vestiti, ok? Cioè, io ho già fatto, così come Ivan,
la carissima Olivia e Nuno. Ok, intanto io continua così, sì. Intanto faccio degli addominali per rinforzare un attimo il corpo. Oh, d'accordo. Oh, 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 oh. Possiamo smetterla, per favore, grazie. Un secondo, che non sento nemmeno i miei pensieri. Ha smesso? Eh sì, sì, non riesco, sono debole, sono crescito. No, noi stiamo andando all'ospedale a trovare Paolo, che sta facendo le flessioni. Viene a dire che aveva messo la rotta, c'è signora. Hai ragione, però devo rinforzarmi. Guarda che coscette che c'ho, sembra una clessidra. Gara is possible? Sempre, sempre, Don. Vai, vai, Ivan, vai, Ivan. Cosa ho sentito? Sente puzzo di piedi? Oh, ok, sono stato curato. Mi sento curato, mi sento meglio. Oh, vede, mamma mia, vede. Pazzesco. Allora, aspetta, dove va nudo? Aspetti che nudo, no, aspetti che provo a camminare un attimo. Acidine le infermiere qui, mi hanno rotto il cazzo. Oh! Signora, ho capito, ma Oh! No, un po' troppo. Ok, comunque sì, mi sento veramente meglio. Grazie, signore. Boremi, come si chiama? Erebo. Erebo. Qua, parcheggiavo qua. L'aiuto a rimettersi i vestiti. Ah, mi aiuta lei, interessante, aspetti. Vabbè, intanto mi dica il suo nome. Paolo Limiti. Paolo Limiti, ecco qui. Ecco lei, la rottura. Grazie mille. Si figuri. Hai il cinto, se lo vuole tenere? Sì, 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 mi piace molto. Mi copre la testa di cazzo. Va bene, mi segua. Prego. Lei è molto bello quando cammina, signor paramedico. Ricevuto. Sì, però ricevuto un complimento è un po' come dire grazie a un ti amo, cioè una roba del genere. Comunque, grazie, grazie mille, comunque, davvero, mi ha aiutato molto, mi sento veramente in forma. Andrò a caccia di puma anche per lei, signor dottore. Arrivederci. Va bene, arrivederci. Di animali. Oi là, ragazzi, ma dov'è Stecco con la motocross? Giovane, girati. Sono appena partito. Siete bellissimi. Ce ne sono altri comunque. Siete stupendi. Oh, guarda Nuno. Chi è questo Nuno? Siamo pronti alla caccia di Nuno. È fantastico. Bene, bene. Ascolta Paolo, vuoi un passaggio? C'è la tua fidanzata, sì, sì. Che sta parlando. Ah, bella, si è vista anche. Aspetta che vado a spaccare, basta, non mi sono rotto i coglioni. Uela, sì, ciao Totti. Ciao Paolo. Ciao. Allora, ciao giovane. Ciao amore. Come sei bella così, complimenti. Grazie. Loro stanno cercando posto per prendere il telefono. Io non mi ricordo più dov'è. Potete aiutarmi? Ti ha messo il GPS, stupido coglione. Torna subito, compro iPhone 11. Ma tu hai il numero, Gerini? Vai, ciao. Ma perché ti baccaia anche lui, cazzo? Che pare ti baccaia no, tutti. No, lui ti dovevo dire, lavoro, però tu scappi sempre. No, non è che scappo sempre, ci mancherebbe, tesoro mio. Ma vabbè, nel senso, tanto lui so che semplicemente lui mi ha detto che voleva mie scarpe e compra scarpe dopo che io le ho usate e io adesso vabbè, non ho lavoro, quindi direi niente problema. Va bene, tanto lo so che prima o poi mi lascerai perché ha quel stronzo del genere, però pace, non importa, andata così. Ma cosa? Ma perché tu devi arrivare a conclusioni prima? Perché non ho fiducia in me stesso. Non è possibile che una ragazza così bella possa stare con uno come me, capito? Ma non devi essere così. Io sono follemente innamorata di te. Ok, comunque stai benissimo a visita militare, eh? In Vietnam avresti fatto figura, veramente. Ti ho messo tanto a scegliere questo outfit e speravo tanto che ti piacesse. Mi piace molto, infatti, però adesso devo cambiare il mio. Dai, devo andare, cazzo. Eh sì, vai, corri, sennò poi facciamo troppo tempo. Ho capito, ma cercavo. Affanculo, dove è andato Stecco? Stecco, ma io aspetto te che sei il migliore per vestire, cazzo. Dove sei? Paolo, comunque non so se hai notato un'altra. Siamo a Suburban. Vi raggiungo, vi raggiungo. Sei l'ultimo, vieni, vieni, andiamo. Dov'è Suburban, ragazzi? Lo sapete voi? È quello sopra l'ospedale, verso il nord. Dai, andiamo, dai. Ti mando position. Arriva.
Are you ready, come dite voi americani? Vai, sì, sempre un numero, Paolo. Aspetta, ti preoccupare, tanto lo sa qualcuno, dai, mettimelo su. Mandalo a me, mandalo a me, Jeremy. Dove siete? Perché nessuno mi ha caricato in macchina? Ma come nessuno? Ora mi sono rotto il cazzo, aspettate un attimo, aspetta. Cosa è successo, Paolo? Vieni, vieni. Aspetta, aspetta. Vieni, amore, vieni con me, vieni. Ma dove vai? Vieni, vai, vieni. Pigliamo la Yaris. Aspetta un attimo. Porco, la cazzo, la polizia. Andiamo, dai, dai, vi seguo, dai, dai. Dai, mi avevano lasciato a piedi. Dai, dai, andate voi, dai. Dai, vi seguo, ragazzi, andate avanti, dai, andiamo al Suburban. Seguimi. Sì, ma muoviti, te. Vedi GPS? Sì, sì. Ma ti ho messo su GPS, vedi? Sì, sì, sto andando, tesoro. Ok. Tu devi stare più tranquillo e cambiarti quel paio di occhiali che sono un po'... Ci penso io. Siamo arrivati comunque. Perfetto. Di qua. Eccomi! Ciao! No, Joshua, amore! Come stai? Tutto bene, ti piace la mia tenuta da caccia? Sei veramente fantastico, Joshua. Non avrei scelto di meglio. Adesso tocca a me, però. Jeremy è incredibile. Vi piace? I veicoli. Ivano, vieni. Proviamo questo. Ma non so se è estremamente... Prendi la moto, Ivano, prendi la moto. Io prendo questo. Ma non credo sia lui. Sì, lo so, ma non credo sia lui. Davvero. Mani in alto, questa è una rapina. No, dai, non... Ma come lui? Ma ha fatto il ride, giocatore della Juve? Ma perché? Ragazzi, ma come fa? Dai, ma non è possibile. Chi vuole venire sul fungo dei tacos? Ma mi segue? O gliel'avete suggerito voi? No. Non è possibile che mi segua da Glascosta. Joshua, dammi 30 euro. Pensavo fosse un nick. Se no ti in culo. Ok. Grazie, ma cosa vuol dire? Ma cosa sta succedendo oggi? Numero preferito? 269. Devo un attimo comprare l'outfit che non me l'ha salvato. Vabbè, grazie mille. No, un euro. Dell'host, benvenuti ragazzi. Un dollaro. Non parlo di pallone, però insomma sappiate che vi voglio bene e vi abbraccio forte. Ok, perfetto. Metti queste scarpe. Che numero sono? Boh. No, vorrei mettermi dei mocassini. Per andare a caccia, i mocassini. Sì, sì, sì. Vabbè, mi piacciono, scusi. Eccoci qua. Pronto? Pronto, chi parla? Se non stai parlando è perché non premi... Comunque... Eccoci qua. Stiamo andando a caccia di puma, comunque, fan di Douglas Paolo, Costa. Sei molto tradizionale, Paolo, devo dire. Non male. Senti, Stecco, ti devo dire una cosa. Dimmela tutta. Sai chi è Douglas Costa? Sì. Non ci credo. Sì. Non ci credo. No, vabbè, perché nel senso, sai che io no, mi dedico a un canale GoPro. Praticamente. Sì, eh? Sì. A quanto pare mi ha fatto un ride sul canale GoPro. Tipo 5 minuti fa, però ok. Assurdo. Ora, vabbè, dopo ne parliamo. Dopo ne parliamo. Pensiamo ai puma. Comprati qualcosa di adeguato. Io mi sono messo il casco perché l'altra volta mi hanno graffiato il volto. Il volto.
Che cazzo hanno preso? Comunque Douglas, devi sapere, Stecco è un fan lesionato della Juve, ma proprio lesionato. Cioè proprio si ammazzerebbe per la Juve. Io purtroppo non sono un grande tifoso, però ti apprezzo tanto per questo gesto. Vai, io metto il formato. Lo vedi? Bello. Demetrius. Con penetration. Grazie. Prego. Oh, uno alla botta. Cowboy. Poi là, ciao ragazzi. Ciao belli. Ah, ma sei Paolo? Irriconoscibile. Eccomi ragazzi. No. Bene. Ti sei allenato molto. Grazie a Mangaka per il ride. Grazie mille tesoro. Apprendi a capocciare. Hai dei punti marmore. Grazie mille. Ti piace amore? Ma sei bellissimo, wonderful. Che ne dici Olivia, mentre andiamo a caccia di puma per eccitarci facciamo un po' di petting mentre guido? Così al volo. Va bene, però basta che poi non fai incidente, sennò finisce. No, riesco a concentrarmi, Va bene, allora andiamo. Comunque quando petting a vicenda, non ci sono ovviamente, cioè la voglio equilibrata la cosa, Certo, niente patriarcato. No, assolutamente. La invidio giovani, ho trovato il mezzo perfetto. Vi aspetto il punto che vi mando, d'accordo? È una scopa? Ma sei già la... nel culo? Sei già alla base del monte? No, sono molto vicino. Il problema è che ci sono diciamo degli amici delle guardie. Quindi vi aspetto in un punto. Va venite bene, qui va. Che ho il mezzo perfetto. Va bene. Allora, ok. Andiamo, dai tesoro. Chi è che vuole venire con me? Paolo, però, dovresti entrare con lui. Va bene. Joshua! Quante persone con noi? Io vado con Jeremy. Vabbè, guarderanno e si masturberanno sui sedili posteriori. Comunque, a parte ciò, andiamo. C'è Joshua che è fermo, non si muove. Tratto. Demetrios, Paolo, vi ho mandato la posizione. Ho c'è Joshua che rimediato è una cosina. Va bene, arriva. Sweet bus is possible. Arriva. Devo dare la posizione a me che sto guidando. Arrivo. Certo. Dove sei, Paolo? Sono qua, vieni. C'è posto. Siamo pronti? Belli tutti siamo. Comunque, dove stiamo andando adesso? A parte nei pali. Ah, scusate che mi è arrivato un messaggio. Vabbè, lasciamo perdere. No, sta arrivando Agnese, ha bisogno delle chiavi. Chi ti è arrivato un messaggio? No, ma un messaggio su GoPro. Che cazzo fai, Don Fra? Ma porca puttana. Perfetto. No, porca, ci strappano il passaporto, ragazzi. È perfetto questo. Andiamo ai torti, però. Ma i torti vengono con noi? Sì, sono al negozio, vai al negozio. Sweet Gang! Sweet Gang! No, non si preoccupi, Dons, sono nella grazia di Dio, Sargas. Demetrios, ti sei fatto di troppo. Demetrios, sei alla guida, seriamente? Sì, sono alla guida. Merda. Ah, allora vai all'Urban, vai al negozio di vestiti dove eravamo. Si parte? Sì, Demetrios, però ti prego, a modo, No, ti conviene fare la tua marcia. Vuoi rapporti con noi o no? Non ho ancora capito. Boh, non lo sa nessuno, sì, in realtà. Sì, dai, in questa città sì. Attenzione dietro. E poi se non lo sono li spariamo. Ti ho messo il segnalino comunque, Demetrios, per il Suburban. Mi raccomando, fingiti un autiere, perché sennò ci ferma la pula sicuro. Sì, Paolo, non so se hai notato, ma anche se si finge, c'è un foro di proiettile nella vetrata davanti, frontale del bus. A parte il foro, merda. Siamo vestiti un po' eccentrici. Sì, vi consiglierei di parlare sulla radio, perché non sento quelli davanti. Ragazzi, eccoci. Scusi. Oh mio Dio. Amen in chat. No. Aiuto. Merda. Siamo andati a fuoco. Usciamo, siamo andati a fuoco. No, non andiamo a fuoco. Sto avendo brutti ricordi, ragazzi. Brutti ricordi. Posso non fidarmi di Demetrios alla guida, scusatemi. Jeremy, puoi prenderlo tu il volante? È stata una defiance. Salite, prego, per favore.
E qui che ci si diverte. Sì, sì, vieni. Ciao, Sarda, è il mio fratello. Più che al déjà vu, al Bahamas. Mi sa che il boss ci abbandonerà. Sta andando un po' a fuoco. Facciamo, vedo, aspetta che vado a giustare. Ragazzi, urlate che mi sento piano. Dai, andiamo, ragazzi. Sì, ti sento. Totti, va bene o no? Gherini, sei meccanico? Se facciamo un incidente muore solo il conduttore. Un altro autobus! Andiamo a prendere davanti! Meccanico, scusate. Gherino. Ma è bravo, cioè, scusa. Penso di, spero di sì. Speriamo. Fantasmi. Bravo Paolo. Correte, ragazzi, che sta arrivando la pula. Dai, tutti dentro, dai. Veloce, entra, stupido mosta. Ok. Vai. Andiamo. Aspetta. Io non ho arma. Vabbè, in qualche modo si fa. Ma allora, intanto. Ce l'hai il segnalino, Paolo. Scappa da qui! Ragazzi, stavo mettendo maps, tranquilli. Ma per favore, non ci stanno mare, pumpa. Che cazzo? Vai. Signore che guida di autobus, aspettare il mio fratello, sta ribandì. Ma dov'è? Mimi, ma dove cazzo è? Ma gli lui diamo la posizione. Dentro del negozio. Gli diamo posizione. Poi gli mandiamo la posizione, ragazzi, dai. No, vado io. Tutti gli occhi. No, fermo, Demetrios, fermo, dai, dopo. Demetrios ci becca la polizia alla fine. Dai, poi gli si manda la posizione, non è un problema. Lo famo per davvero, more pure passeggero. Ricordatevi la cintura, mi raccomando. Oh, canta canzoni, canta storie. Joshua, tocca a te. La sento. Mi dispiace tu. Ma parlate in radio, sennò non ci sentiamo. Stiamo tutti andando su in altura per far fuori quel cazzo di puma. Tutti insieme. Sì. Stiamo andando in altura per far fuori quel cazzo di puma. Ma no, ma stai per terra! Stiamo andando su in montagna ad ammazzare quel puma. Ma speriamo nel tragitto non ci fermi la pula. Tanto vero! Ragazzi, facciamo una canzone, facciamo una barra a testa, ok? Badass! Vadi. Ma la chitarra non ce l'hai, Joshua? Sì, l'ho presa. Ho accordarla. La vedo. Demetrios, è qua lei? Sì, sono qui. Chi inizia? Eravamo nella valle con le palle a pentoloni. Arrivarono gli indiani e ci tagliarono i coglioni. Mi dissocio. Auguri a Marco Capritti. Auguri. Mimetico. Oh! No! Ma che traffico! Oh, si attento! Oh! Vai Joshua! Stiamo andando su in altura per far fuori quel puma. Continuate! Stiamo andando su in altura a far fuori quel cazzo di pumas. Se lo trovo lì in culo, nessun mi fermerà. E glielo metto al culo, gli espando l'animale buco, sì. Voglio sfondargli il culo ed estrarre un magnum dal suo culo. Piccolo che fa me sa che svengo. Non devi svenire se non casino. Noi speriamo che la pula non ci venga a prendere. Se nessuno sniccia non succederà. No. E se fuma si indurisce, io gli stacco il prepuzio. Ma Olivia dov'è, ragazzi? Oh. Amorsi. Dov'è Olivia? Sai che brutto lo spuzzo. Olivia, aspetta, la chiamo. Amorsi. Oh, fermati a comprare le fragole, fermati. Che mi fermo? Oh, c'è cocome raro.
Niente come raro. Cazzo. Mannaggia. Olivia, ma dove sei? Ah, in fondo, in fondo. Urla. In fondo. In ah, fondo. Non la sento. Olivia, vieni un po' più davanti. Sennò vi si sente piano. Cioè, non si può, Paolo, non si può. Vieni a dare un bacetto. Io mi incazzo, io mi incazzo. Joshua, mi dai sempre la minore, per favore. Vieni a dare un bacetto, Olivia. Olivia, usa la radio. Va bene, uso la radio. Olivia, perché non sei qui a riempirmi di baci? Arrivo. Aspetti, chi sposa? Sto prendendo velocità, ragazzi, può essere un problema? Posso andare in montagna con una tipa bella a fianco che mi dia tanti baci. Oh, 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 oh. Che porta anche un abbraccio. Un puma, un puma, un puma, un puma, un puma. L'auto dove, dove? Ma dove, dove? E noi andiamo a caccia. Dove, oh? Puma. Troppo tardi, ma c'era, ragazzi, c'era un puma. Vabbè, non vi preoccupate, dai. Sicuro non fosse un gatto. Continua a seguire la strada. Ma tu conosci Tana de Puma? Sì, sì, la conosco bene, ci hanno ammazzato 12 volte ieri, dai. Ma come ci arriviamo con l'autobus su in cima alla vetta? Per favore, canzone del cespuglio. No, per favore, le stesse barre, le stesse barre. Facciamo le barre sulla musica. Questo autobus, speriamo che ci arriva. Speriamo che bocca tutte due piedi di Olivia. Wow. I piedi di Oliva, sai, mi eccitano tanto. Vabbè, analfabetismo puro. Che me lo metto nel naso. Foto piedi sono sbagliate, ma le pago anche rate. Sono un po' dislessico, come il mio minore dei problemi. Olivia, poi fai un OnlyFans che ci servono sempre i soldi. Chi è che ha messo King of My Castle? Sì, l'OnlyFans. Sì. Tranquilli, questa qui non è a contratto, questa canzone qui. Ok, vai pure allora, va. It's possible, French core. Allora, tizio, andiamo a ammazzare il puma, fratello. Sì. Sai che è la partita del freestyle. Io ho dei piedi scesto sotto. Dopo passeggiata in montagna, scarico. Li compro. Le Luca Vasaki sempre in moto. Un puma di merda. Un puma di merda, prendiamo. Un puma del cazzo. È un puma del cazzo, sta scappando. Il puma del cazzo. Sparategli. Sparategli. No, preso, sì. Fatelo fuori. Piano, mi È uno. Fotografate il merda. Oh, fermi. Per Dio. Fotografate il merda. Fotografatelo. Mettiamolo su Twitter. Lo faccio io. Abbiamo atterrato il puma. Perde sangue da laggiù. L'are. E tutto in posa. Tutto in posa. Tipico lo giuoscino. Tutto in posa. Lasciami. Scusa, intorno volevo puma. Venite. Intorno puma, ci stai davanti, cazzo, Demetrio. Ma non è che la peta poi. Ok, pronti? Fate scisi. Scisi. Aspetta, uno arriva. Ok. Siamo neanche arrivati sul mondo. 3, 2, 1. Scisi. Oppela. Scisi. Avete preso poche persone e poco puma. Vabbè, sti cazzi, non so fotografo. Vai. Povero puma, però. Piccolo gattino. Sì, fra poco verrà fuori l'assistenza, ragazzi. Cioè, per forza, cioè, mi verranno morto dopo questa roba. Ma no! Gatto. Ma perché gli avete sparato? Demetrio, sono pazzo. No, mi è scappata la mano, sì, ragazzi. Merda. Volevo ricaricare e mi è andata in fronte a Gattos. Ma che scemo. Rimango io con lui, andate, scusate. No, Demetrio, chiamiamo i soccorsi. Chiamiamo la Bulagna. Vabbè, sì. Fa compagnia al puma. Allora volete crocifiggermi? Ho fatto uno sbaglio, capita a tutti di sbagliare. È raro, ma cazzo, hai colpito il gatto sbagliato. Gatto. Ragazzi, serve una mano, il signore è morto. Si siede, cazzo. Restete poi. Noi fratelli tutti. Ah, musta, dobbiamo mimi. Qua è che. Ah, ma che cazzo? Guarda puma. Vabbè, il primo è stato facile. Povero Ima. Il primo è facile, il secondo adesso prendere a cassotti noi.
prendere e strappare i pochi tutti quanti di... guardare quel cazzo di camioncino, perché si sparisce da mantelocchi, ma incasso. Infatti, vado io. Vabbè ragazzi, dai, qualcuno resti qua a chiamare i soccorsi, dai, intanto gli altri andiamo. Vediamo, cioè, io sulla salma. Va sì, bene, sì, andiamo, dai. Posso baci. Che fine che ha fatto gatto. Altra de puma! Hanno preso il gatto sbagliato. Siamo a 1-1 comunque, per meno loro. Puma, meno pula, per, cioè, meno pari. Pula, meno puma. Più fuma, meno puma. Porco due. No! Pestare puma. Oh, bella. Joshua, mi hai messo sotto, cazzo. Ragazzi, ho le pinne ai piedi. Non so se possa essere un problema per guidare. Tu c'ha dei piedi. Andiamo, andiamo. Vuoi che guido io? No, guido io. No, Joshua, dai. Joshua, dai, Joshua, fermo, cazzo. Vuole guidare a me, tutti scendono. No, è sotto l'autobus. E che tu, con ste cazzo di pinne. Che cazzo? Incredibile. Saliti. Dai, dai, non facciamo le cazzate. Non andare mare. Mica c'è sta a uscire squalli. Il mare è una merda. C'è la spiaggia piena di gente. Andiamo in mutande. Vabbè, ora non citare cose. Donne. Vabbè, comunque diamo. Per dire. Sì, sì, sì. Aia. Ma mancano due persone che sono rimaste là. Ah no, qualcuno in assistenza, sì, ma non è uno dei, credo non sia dei nostri. Ragazzi, mettete tutti cinta. Certo, prima di mettere cinta. Qualcuno da mangiare e da bere? Quindi posso sparare. Adesso lo dico. Se sto cazzo ce l'ha. Aspetta lì. Ti racco dal cane. Prendere puma. Senta. Bani salami. Don. Ti racco dal puma. Mi dica, mi dica. Qual è il nome secondo lei da mare, da spiaggia? Il nome più brutto da spiaggia secondo lei? Gianni. Ma sai che non saprei. Ma secondo me se ti concentri me lo trovi. Un secondo. Se nessuno Ciro. Io credo è Ciro. Ma di che cazzo state a parlare? No, è una cosa nostra, non ti preoccupare, amore. Non mi sento. Andiamo alla Dispoli. No, basta costumari. Andiamo di Latina. C'è stato mio cugino in mano. Andiamo a Ostia. Andiamo a Viterbo. Ok. Io non. Però se dovevamo andare in montagna potevamo optare per Pescasseroli. Pescasseroli. Più fratelli a Bari. Andiamo alle spiagge bianche. Curva stretta. Merda, qui devi fare manovra, zio. Zio. Io tanto bravo. Cazzo è tutto. No, allora non metto un dubbio. No, zitto, mai successo. Siete tra di noi. Stupido. Tenete gli occhi aperti per il puma. Aia. Voi comunque ragazzi, se vedete un puma, avvertite, che qua comunque è zona. No. Questo puma è mio, io scuoio lui in mano nude. Grazie Capitan De Grado. Grazie Caffonas. Probabilmente. Ok, è una descrizione dettagliata. Prima di persona, come Euro Truck Simulator. Mimi, forse tu stai. Scusa? Perdonami. Che? Minchia, se siamo in alto facciamo un botto. Ma che? Tutto difficile, non ci riesco. Euro Truck Simulator 2, non 1. No, 2-2. Italia, bellissima questa puntata. Quindi stiamo andando a Berna? No! No, che cazzo? Questo è il foro del Monte Bianco? Io ho finito una cosa. Questo ti porto al mare, va bene? Sì, il mare. Ti porto al mare. Dovrà fare tutto come birra e calippo. Riso freddo. No, andiamo a quel promontorio dove mi avete portato quella volta, che poi vi siete sparati a vicenda e vi hanno portato in ospedale. Sì, sì, il guidatore Panetti, ragazzi. Ti ricordo. Ah, quella di Grande Volta. No, quella, sì. Quella è il segreto, è il Grande Tuffo dei Fedi. Grande Tuffo di Marocco, quella. Ci prendiamo la birra, ci prendiamo ma il calippo. Ma Olivia che fine ha fatto? Cioè, sempre, sì. Tutti di calippo. Ci calippiamo tutti a vicenda. Poi dopo mi recupero la parte dal loro punto di vista, per forza. C'è qualcuno che, siccome questa puntata spacca, c'è qualcuno che riesce a farsi il culo e a fare un montaggio incrociato con Panini, Olivia e Embo? Ce la fa. Credo, basta? E gioco. Sarebbe veramente figo. Tu puoi. Come grande rave di spiace. Ogni volta che... Aia, no ragazzi, che cazzo... Non esiste, no. Amore, o cazzo. Madonna, Guerino, attento. Vabbè, vai Guerino, allora, vai! Mette scelta! Sì, ce l'ho, vai! Sulle mani, è più divertente, ragazzi! Mi raccomando, andate a 30 all'ora, perché sennò poi ci mandano via.
Sì, 30 all'ora fuori. Embo Twitch si chiama il prete. Guarda, guarda, si sta fermando. Vai. Mettete punto, non c'ho più punto. Vabbè, ma qui va bene, ragazzi, va bene qua per scendere e trovare Puma, Ragazzi, cacate che qua c'è troppo peso. Ma qua, qui va bene? C'è uovo, così siamo più veloci, facciamo meno. Oh, scendete subito. No, qualcuno sta scendendo. Mettetevi davanti tutti in punta. Siamo fermi. Ragazzi, scendiamo, tanto i Puma sono qua, eh. Ok, scendi. Vabbè, nel caso ce ne andiamo a Rosignano. Basta, ok. Rosignano, sabbia d'oro. Rosignano. Piagge bianche. Sì, basta. Bagni nudi a mezzanotte. Come? Madonna, che bel groppone che c'hai, Olivia. Madonna, cosa ti farei? Ragazzi, io faccio fatica con queste cose a salire. Del culo che... siete messi tanto. Ragazzi, c'è qualcosa lassù, c'è qualcosa, una lepre. Vedo, aspetta, vedo una lepre. Bella. Dove? Lassù. Sì, la usiamo come esca per i Puma. Vai, scoppiata. Madonna mia, bravo. Bello. Guarda lì destra, ci sta di pony. Prendi il pavone. Scecchi. No. Ciao, piccolo pavone. Piccolo pavone, guardalo. Un piccolo pavone. No! Dov'è il Puma, ragazzi? Si è trovato il Puma. La prima bestia è andata. Comunque parliamo. Sotto. C'è? Eccolo, è mio. Preso, bravo Don. Due. Bravo Don, due. bravo. Il cacciatore bianco. Sconfiggi. Qualcuno mi invia posizione. Quanti? Mi avete salvato il culo, grazie. Ho salvato la vita, Don. Puma. Grazie. Ecco. Due, Selfino. Selfino esplodico. Fermi, io bere. Che io spaccare di sua testa. Finisci di pestarlo, Mimo. Bene, allontanatevi. Fate foto mentre pista Mimo. No, no, che schifo, Mimo, sei disgustoso. Ma non mangiarlo. Smettilo. Mimo, fai schifo al cazzo, smetti. Non puoi mangiare, dai. Sto parlando come voi, tra l'altro. Foto con Puma. Tu non mangiare lui! Il cadavere del Puma. Non devi mangiare lui, che schifo, riportante tu sei. Scusa. Troppo facciamo, forse. Facciamo foto Puma. Foto Puma è sposto. Chi la fa? Send foto io! Puma. Ma dove cazzo state guardando? Siete stupidi? Cos'è? Il Puma è qua. Ma vedi qua. E io anche, lì là. Arrivo. Sono matto. Ok. Vai, no. Mette in posa. Pinna. Il Puma è stato atterrato. Chiamiamo qualcuno, per favore. Ma Joshua, ma se non volevi venire, ma scusa, No, noi abbiamo atterrato! Mette in posa! Botte meno, Curante posa! Tutte fare cisi! Cisi! In turco, domuz bini cisi significare domatore di cinghiali. Bello! Interessante! Continuiamo! Continuiamo, andiamo a cercare altri Puma! Prossimo lo voglio prendere io a mani nude! Vai, fare vedere, mi manda a bella che... Guardate ragazzi, un'aquila! Dove? Fotte aquila! Ma non è un'aquila! L'ho presa! L'ho presa Bravo! Vabbè ragazzi, ma è diventata una caccia! Cos'è quello? Cosa? Dove? Cosa? Aspetta, corre giù! Corre, cazzo, sono già giù! Cosa cazzo correva? Piccola lepre? No, piccola lepre del cazzo, guarda come si intella. Eccola qua. Dov'è? La piela. Occhio, zio, perché qui è scosceso, rischi grosso, Scomparsa. Acchiappa dei lepri. No! Ma fermo, te fa, ti spacca tutto. Sto attento, grazie. Grazie, Maro. No, attento, ti spacchi le gambe, Gherini. Dove siete, ragazzi? Ti mando a posizione. Abbiamo mandato la posizione di Demetrius. Pericolosissimo. Ho sbagliato, cazzo. Auguri, Jeremy. È il compleanno? Da chi? Ragazzi. Auguri. Sì, tanti auguri. Auguri, Jeremy. Tanto bene. Auguri, però auguri. Fatti trovare, dove sei? Ma lo sapete auguri che cosa? Le piante sono esseri viventi? Per anniversario di matrimonio. Oh, una rana, c'è un rospo proprio. Non ho capito, ma datemi posizione. Io sono qui sui greppi proprio. Aspetta. Io direi di andare dall'altro versante. Ci sto. Chi è caduto? Ci sto. Chi è caduto? Gherini è caduto. No. Gherini. Tutto a posto.
Io direi di andare dall'altro versante, il possible. Chi è che è caduto? Tutto a posto, ragazzi? No, tutto a posto, tutto a posto. Chi è caduto? Sì, sì, sì. Siete già pronti a fare canzoni cerimoniali? Su, dai, sterminiamo la fauna locale. Andiamo, ragazzi, dai, dai. Io aspetto che attacco. Scendiamo, andiamo sull'altro versante, magari. Andiamo a vedere di là. Non è Barba Scura, ragazzi? Sento un treno, credo. Io sento delle frequenze qui. Frequenze radio, le senti anche tu? Sì. Ma mi senti tu, Francis? No, no. Mi sento, gatto rosa. Ecco. Comunque, una moto, adesso ecco siamo grosso. Uno io e uno stecco, signore e signore. Eccovi, vi vedo. Non per dire don, ma l'altro l'avevo finito io, eh. Certo, certo, sembra a dire, sembra a dire. Chi è? Oh, eccolo! Ma principe. Demetrios. Abbiamo sì, già ammazzato varie bestie, eh? Stanno arrivando. Abbiamo ammazzato un puma, un'aquila e una lepre. Dimmi dove sono quei cazzo di animali. Sono morti. Sono nella natura, Demetrios. Hanno le ore contate. Ma così li scacci, però. Sorpresa. Ricordiamoci dove abbiamo messo il pullman, mi raccomando. Ciao. Andari. Quanti soldi tu tanti mesi ho provato a salire in montagna con moto? Perché tu così stanco, Gerino? Ma moto è mia. Come de stanco? Io corro per tutta montagna. E io no. Ragazzi, parliamo sempre attraverso i radio, sennò rischiamo di non sentirci, eh. Certo, 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 certo. Olivia, ma dove mi hai mangiato? Grazie, Eva, grazie, grazie mille. E quel cappello da Walker Texas Ranger? Jeremy, siamo scesi. È mio. Bello, bello. Oh, io in cima al greppo Olivia la scopo perché non ce la faccio più, donna, te lo dico subito. Devi svuotare le palle. Di no, mi garba troppo, dai. Capisco. Ma, scusami, Nuno o Olivia? Olivia, sei troppo bella, cazzo, oggi, veramente, una cosa incredibile, ingestibile, veramente. Andiamo su, andiamo su, cerchiamo i puma. Miau. Però, ho pantaloni di tessuto stretti, un po' fa così perché li strappo, Dio Madonna. Paolo, tu volgari, eh? Scusa. Paolo, tutti grandi maiali. Stiamo andando su, stiamo andando su. Ma perché io devo tenere di casco, non le bari? Se ti fermi lo levi, se no è un casino. Comunque noi siamo 98 sulla frequenza radio, se volete parlare con noi. Sì, io l'altro giorno ho messo il 98 per mi dica, caso. Parliamo sulla radio, giovani, come ci sentiamo? Jeremy, hai ricevuto in GPS? Non può darsi. Sì, ma non vedo nessuno. Racconta bene. È perché stiamo ancora salendo. Tu corri in modo tutto scordinato. Perché lui va di montagna con veloce, ecco te pure volevi. Io con sciabattine. Mi raccomando, attenzione qua sopra che qui c'è un problema, culo grande. Posso? Ricotta. Pochino, sì. Sì, un salopetto ingrossa un po' tuo. Io volerei sì, sì, di... c'è il culone sembra... Demetrios con la salopetta. Sembra che ho il big booties. Sì. C'è un puma, c'è un puma, c'è un puma. C'è un puma. Ragazzi, io ferma, aspettate, aspettate, lo voglio vedere. Verso del cinghiale. Vai. Provi, provi. Grazie a Luca in cross. Il verso del cinghiale è uno di una pallozza. Siamo cecchini, porca troia, siamo due cecchini. Guardalo, 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 guardalo. Ah, ho sbagliato. Ma i puma salgono e vabbè, è un cinghiale rumoroso, sennò sì, come sì, fa il puma a trovare il cinghiale? Ma Dio santo. Questo è bello, sì, questo esemplare veramente capace. Li sterminiamo. Aspetta che faccio un attimo fatica in corsa. Ti aspetto io, amore, non ti preoccupare. Perché volevo uscire a mani nude. E se tu non ci arrivi sei stupendo. Facciamo un requiem per il puma, dai. Sì, sì. Sta arrivando qualcuno con la macchina, ragazzi, con un furgone. Chi ragazzi, fuori i ferri, chi cazzo è sto stronzo? Ragazzi, lì, lì. Oh, chi è questo, scusa? È Ivan, è Ivan. No, ragazzi. Olivia, Olivia! Che Olivia? Oh! No, ma cosa ti fa, Strage? Olivia, che cazzo ti ho detto io?
Che cazzo fai, Francis? Fare grande ma chi sei? Jeremy, Dio morto. Scusa, Jeremy, ma scusa, hai arrotato uno dei nostri. Devo fermarmi. Sei impazzuto. Io compro pure questa, tanta scampagnata de puma. Se poi facessimo un salto paracadutismo. Dopo si fa, ovviamente, siamo qua. Chi è che si muove? Si può fare? No, ho sparata la gomma, non si può più fare questa roba, non si può. Ma buttiamola di sotto! Buttiamola di sotto! Vai Ivan, falla girare! Ivan! Occhio! Oh, no, ma è stesso! Maledetti! Attenzionatevi! Che dovete fa? Oh! Chi è lo stronzo che si fa la foto? Ma dai, l'ammazzo ora! È Gerin! E l'ammazzo! Hai rotato la mifia, fermo! Vai, fermo! Via, no! No! Tutto a posto, io tutto a posto! Sì, grazie mille! Ragazzi! No! Cazzo! Addio! No! Addio! Aspettate che è arrivata Agnes. Io consiglierei di non scendere, in the chat per